ed è il motivo. Faccio un po' di silenzio e non sveglio la gente e sono di nuovo in giro in spiaggia con il nostro albergo e adesso andiamo alla ricerca delle ometine. Ok, allora il primo ritrovo. Ciao ciao. Andrò con il coin fast in modo sale, come si dice, e vedere che cosa. E alle prima monetina, non so che cos'è perché neanche io vedo così tanto in sto buio. Ok, comunque prima monetina, ve la farò vedere. È un segnale un po' strano ed è una chiavetta. E dopo lungo tempo di nuovo una monetina, sono un paio di cent, non so se sono 2 cent, ma ve li farò vedere. Ed ecco di nuovo 10 cent. Ancora una volta 10 cent. Ecco di nuovo una monetina. Non so ancora che cos'è, mi sembra un paio di cent. Ok, alla prossima. Vicino ancora una volta 5 cent. Ecco, diventa giorno e ho trovato 2 euroni. Ed ecco altri 2 euroni. Ed ecco di nuovo 1 euro. E ancora 10 cent. E ancora 2 euro. Perfetto. E 56. E di nuovo 1 euro. Così potrebbe continuare. Ed ecco di nuovo 2 euro.
ed ecco 2 euro al colpo, forte. E di nuovo 20 cent. E di nuovo 2 oironi. Ecco, è di nuovo 1 euro. Ah ragazzi, guardate qua, le conoscete? Le vecchie 10 lire, forte! E ancora 2 euro. Yes! Ok, oggi è l'ultimo giorno e faccio il record delle monetine. L'ultimo giorno che sono qua a Cavorle, perché è finito le ferie. Domani partiamo. Purtroppo video sott'acqua non ne sono riuscito a fare perché l'acqua, beh, alcuni di voi lo sapranno come l'acqua qua. Ok, però in settembre vado in Grecia, allora di là vedremo. Ok, dopo. E anche qui trovo le monete austriache, un shilling. Ancora 20 cent. Qua c'è una macchina che mi ruba i soldi qua. E ancora 20 cent. Yes, e altri 2 aironi. Ah, questa è bella. Le vecchie 200 lire. Ah, è da tempo che sono qua. Ed eccoci di nuovo nella stanza e i ritrovamenti, la bella macchinina, sassolino, chiave, un po' più di 20 euro, 200 lire, 10 lire, i shilling. Ok, e allora come sempre, se vi è piaciuto pollice in su, consigliatemi ai vostri amici e
ci vediamo la prossima volta. E non dimenticate il pollicione!